Durante quella giornata ero sotto quel ponte, sotto quell'acqua. È stata un'esperienza umana fortissima come tutti noi, ma per me personalmente, che faccio il giornalista da ormai 20 anni, è stata un'esperienza professionale davvero molto toccante che porterò, come molti colleghi, nel cuore per molto tempo. Per un semplice fatto che nell'era della velocità, della globalizzazione, insieme ai colleghi di Primo Canale abbiamo avviato una diretta proseguita almeno per le prime 4 ore esclusivamente con telefonini, proprio per l'incapacità, l'impossibilità da parte degli operatori di raggiungere il luogo nonostante fosse il 14 di agosto, nonostante la città fosse pressoché deserta, ma le code, la difficoltà e quant'altro permettevano soltanto di proiettare immagini con iPhone qualsiasi o strumentazioni analoghe. E quelle stesse immagini sono poi le immagini che voi avete visto anche qui riprodotte su Sky e sugli altri mezzi. Ora, per chi fa il mestiere del cronista, in questa sede potrebbe essere anche l'occasione di fare molte domande sul passato di questi 3 mesi, che francamente credo che non interessino a voi che siete in platea e non interessino a nessuno. Si potrebbe chiedere e ritornare sul tema del perché, come dice una certa parte politica, Autostrada sia stata messa da parte, perché sia stato messo da parte il progetto di Renzo Piano, ma francamente credo che sia più importante stamattina, visto anche i tempi stretti, concentrarsi sul futuro e sui temi già trattati, per esempio, dal senatore Crucioli con molta completezza. Io credo, e poi lo spazio tocca a voi, ma ricordandovi che c'è ancora un po' di tempo, Elisa, credo, per prenotare gli interventi, le domande con i collaboratori del movimento che stanno girando per la sala, inizio io con qualche interrogativo veloce. Si diceva del termine del 20 di dicembre per la cessione volontaria. Allora, intanto credo che sia, come informazione di servizio, doveroso spiegare per chi non lo sapesse, in sala ho notato che qualcuno era un po' perplesso su questo, come bisogna fare, al di là che ci sono i comitati, al di là del fatto che ci sono molte persone che si stanno dando da fare. Quindi questa è la prima domanda, le persone come devono fare qualora fossero interessate alla cessione volontaria di tutto questo? La seconda battuta. Per uno che vive in Valpolcevera e non soltanto in questa zona, è il tema trattato dall'assessore Picciocchi in chiusura. È ancora possibile pensare di poter allargare la zona arancione, visto e considerato che si dice che è tutta la Valpolcevera a essere in ginocchio, quindi non soltanto Certosa, non soltanto via Porro, via Filaca, ma anche le delegazioni di Bolzaneto, di Ponte Decimo. Non ultimo, questa mattina c'era anche l'appello degli abitanti e dei commercianti di Sestri sul Secolo. Quindi partirei da questi due interrogativi. Francamente, ditemi voi chi vuole rispondere a questi due interrogativi. Non credo che sulla prima parte, forse il più indicato sia il senatore Crucioli, in riferimento al 20 dicembre come termine. Le persone che fossero interessate come devono fare? Andiamo con uno, con due? Le modalità ovviamente sono rimesse alla struttura commissariale, quindi non è il decreto, cioè la legge di conversione non prevede, è chiaro che quella è una legge, quindi prevede la macrostruttura. Poi le modalità concrete sinceramente le ignoro, forse è più adatto l'assessore o comunque se sa, avendo rapporti direttamente col commissario, a che punto siamo, visto che 20 dicembre molto vicino, sicuramente ci sarà un'iniziativa divulgativa anche da parte del commissario per spiegare queste modalità che però, ripeto, attengono al dettaglio procedurale che non è stato toccato dalla legge. Dice semplicemente entro 30 giorni potrà essere la cessione, cioè il commissario potrà stipulare degli atti di cessione. Allora, Assessore, se riesce a precisare meglio, perché mi pare che sia poi la scadenza più urgente. Sì, ma in pochissime parole, perché poi su questo faremo degli incontri ad hoc proprio divulgativi. Daremo delle istruzioni operative. In questo momento, allora, intanto scusate, è diversa la situazione delle aziende dalla situazione delle abitazioni, è profondamente diverse. Dico una cosa per tutti così capite. Noi sulle aziende non abbiamo le superfici, stiamo ricostruendo le superfici con la collaborazione dei titolari delle aziende.
E poi lì sono anche i criteri di stima diversi, c'è tutto un ragionamento che deve essere fatto sulla valutazione delle attrezzature. Per quanto invece riguarda le case, lì la situazione è relativamente più semplice. Stiamo in questo momento completando tutta la ricostruzione documentale. Abbiamo già messo a lavoro i notai per le ricerche che devono essere fatte in maniera tale da poter andare più veloce possibile. Dopodiché ci sarà una manifestazione formale di interesse del commissario straordinario all'acquisto di questi beni, che in base alle norme che regolano queste procedure deve necessariamente essere, e le persone saranno convocate per definire questi atti di stipula. Il decreto, anche qui stiamo cercando di capire come risolviamo questo problema, ma si risolverà perché, come sapete, prevede la stipula entro 30 giorni e il pagamento nei 30 giorni successivi a carico di Autostrade, quindi deve essere Autostrade a pagare, con la possibilità per il commissario di intervenire in danno se Autostrade non dovesse pagare, quindi c'è anche un'interlocuzione da questo punto di vista proprio finalizzata la ricostruzione di questi atti. Allora, concludo, oggi io non sono ancora in condizioni di darvi una risposta precisa su questo punto, ma è evidente che al più tardi, nel giro di una settimana, tutti questi nodi saranno sciolti e le informazioni saranno molto molto chiare. Grazie anche per la chiarezza, Traversi. Sì, volevo aggiungere una cosa relativamente anche alla zona cosiddetta arancione, non definita. Ecco, è chiaro che lì poi il tema sia più aziendale, per ritornare nell'argomento. Ci sono stati ovviamente gli emendamenti per i quali purtroppo abbiamo dovuto votare a sfavore, chiaramente, perché bisogna seguire sempre le linee. Non è semplice leggere magari un articolo di giornale e farsi un giudizio. Mancava la zona arancione, quindi era anche impossibile andare a destinare dei denari su una situazione che non esisteva. Per noi è stato possibile solo, è stato fatto a mio nome, ma è un puro caso, nel senso che l'ho portata io per il territorio e per i nostri portavoce che mi hanno ovviamente assistito, è stata istituita la zona arancione, cioè abbiamo impegnato il governo a occuparsi anche di un'eventuale zona arancione ancora da definirsi. Quindi l'impegno del governo c'è e nei prossimi mesi dovremo seguire anche questa fase, perché naturalmente incontrando anche tutte queste realtà confinanti che hanno avuto problemi, la porta aperta l'abbiamo lasciata, solo questo volevo dirvi. Naturalmente un inciso anche relativo a quello che diceva l'assessore, io ho fatto 20 anni l'architetto, insomma, prima di scendere in campo in questa avventura, naturalmente un decreto non può stare a puntualizzare ogni situazione, perché c'è un mondo anche nell'edilizia parallelo, a volte manca il titolare addirittura di un appartamento, manca la visura, manca la piantina, quindi naturalmente questo è un lavoro che sarà delicato, poi da tecnico anche abbastanza non complesso, però ci vogliono delle tempistiche, quindi capisco che poi delineare tutte queste situazioni non sarà semplice, però a mio avviso proveremo anche a questo, anche perché il commissario, come ricordava, alla nostra massima fiducia in questo momento, quindi bisogna anche cercare di collaborare in questo senso. Grazie Traversa. Allora io avrei fatelo l'applauso, non è vietato. Se non volevano potevano non farlo, non è ancora tempo di campagna elettorale, ma credo che sia sempre gradito. Allora io domande ne avrei tante, però credo che sia giusto partire da voi. Gli interventi credo che siano 4 quelli prenotati al momento. Ne abbiamo aggiunti altri 2, arriviamo a 6, quindi iniziamo dal primo molto volentieri, così credo che l'obiettivo della mattinata sia quello. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, intanto mi presento per tutti, Fabrizio Belotti, presidente del comitato abitanti ai confini della zona rossa. Io non sono tanto contento, anzi, non lo sono per niente. Mi dispiace perché ad oggi la collaborazione con tutte le forze politiche, noi ovviamente come comitato siamo apartitici assolutamente, conosco anche la maggior parte di voi, però non sono contento perché nel decreto noi non siamo neanche menzionati. Cioè non è che non si parla di cifre, che noi abbiamo proposto comunque, ma non siamo neanche menzionati come persone. Noi abitiamo a pochi metri dalla zona rossa. Perché non siamo neanche stati menzionati? Io non pretendevo inizialmente, parlo ovviamente come comitato, non pretendevamo di avere subito delle cifre dirette, anche perché a livello tecnico, a livello generale, non è facile individuare una zona arancione di disagio, di interferenza di un cantiere, via dicendo. Ma a livello di persone sì. Cioè scrivere nel decreto 4 parole. Si sente? Sì. 4 parole, no, 4 parole, pretendevamo. Dal momento in cui
verrà perimetrata la zona arancione, gli abitanti che saranno disagiati, interferiti dal cantiere, verranno eventualmente indennizzati con le cifre e comunque tutelati. Quanto costava questo a livello governativo? E parlo perché non posso parlare alla sinistra in questo momento, parlo alla maggioranza. Perché non avete votato né alla Camera né al Senato? Quattro parole, anche senza cifre. Adesso, come diceva la senatrice, la palla è passata al commissario, il cross è sbagliato, è completamente sbagliato, perché non avete aiutato le istituzioni locali in questo momento. Ne avete sbarcate di un altro impegno, di un'altra difficoltà, compresi noi. Noi siamo in campo tutti i giorni. Dal 14 agosto ho iniziato a lavorare con il Comitato degli Sfollati, ringrazierò sempre per l'introduzione al discorso generale. Loro fortunatamente sono riusciti a uscirne fuori. Noi siamo nel pieno. Allora voi oggi mi dovete rispondere in qualche modo su questo. E scusate se rubo tempo, ma è troppo importante, perché noi siamo a un punto cruciale come abitanti in quella zona. Innanzitutto, pochi giorni fa in comune fortunatamente è stato approvato un ordine del giorno. 36 su 36 hanno votato sì. Mercoledì 28 mattina, grazie anche all'invito e all'audizione che avremo in regione, verrà ripresentato una modifica, diciamo un'estensione alla legge Pris del 2007. Noi vogliamo esserci, questo che sia chiaro, perché fino ad oggi noi abbiamo collaborato, siamo stati mediatori, siamo tanti, siamo 400 persone, quindi non siamo uno sputo. A questo punto noi vogliamo essere riconosciuti ufficialmente come abitanti, perché noi siamo in via Porro, ricordiamoci, se volete venire a fare un giro con noi vi facciamo vedere dove stiamo vivendo. Siamo abitanti ai confini veri della zona rossa, non siamo scritti da nessuna parte, quindi vogliamo, intanto fortunatamente un ordine del giorno è passato, vogliamo in qualche modo essere riconosciuti ufficialmente e vogliamo essere indennizzati o risarciti di una cifra che ci permetta a noi, come abitanti, prima che inizi il cantiere di demolizione, di dire ci allontaniamo monumentaneamente, non certo soldi da tasca mia, perché non è colpa mia se devo andarmene monetariamente, quindi una cifra giusta senza lucrare, perché qua ci sono anche delle vittime, che ci permette di andare in affitto anche altrove monetariamente, seguire ovviamente da lontano i lavori, quindi stando sul territorio. Una volta terminati i lavori di demolizione, ricostruzione, se effettivamente, e su questo anche lavoreremo, la zona verrà riqualificata, noi rientreremo tranquillamente nelle nostre case, riprendendoci la vita di prima. Ma voi in questo momento, voi intendo dire governo, a prescindere che io ammiro comunque in tante forme quello che avete fatto, ma voi non ci avete considerato minimamente. Grazie, grazie. Mi permetto di dire che poi i toni giusti, concreti e costruttivi sono questi, di critica aperta nella circostanza, ma sempre con grande educazione, del resto tutta quell'educazione manifestata in questi tre mesi, e non è retorica, credo, dalla popolazione che sta o sotto il ponte o ai margini del ponte. Aggiungendo poi, ma era implicito in questo intervento, che qualora voi voleste vendere la propria casa, quella casa oggi almeno non ha alcun valore. Facciamo subito la risposta oppure andiamo alla seconda domanda, come preferite voi, siete voi che dovete rispondere, quindi prego. A chi tocca? Ci manca il microfono. Allora, usate pure questo. Chi inizia? Eccoci. Forse ho anticipato la risposta alla domanda, naturalmente resa così è molto più profonda e dà più la sensazione del disagio, quindi l'accetto, ci mancherebbe, anzi grazie. E, appunto, era il discorso che facevamo prima, c'è la casa che ovviamente è al limite e naturalmente quella avrà un danno esponenzialmente più alto rispetto a quelle un pochettino più lontane, però c'era anche la criticità di quello che, non so, a Nervi dice devo andare di là, vado a lavorare di là, cioè c'era un pochettino un blocco che era talmente confuso, non voglio paragonare la tua situazione naturalmente a quella che deve, però chi deve attraversare la città ha avuto allora la risposta alla domanda precisa poi è questa, mancando quel discorso lì abbiamo ci siamo resi conto tutti quanti
che quello era un problema. E ripropongo quello che ho detto prima. Praticamente è stato votato questo ordine del giorno che diceva: la Camera, premesso che, considerato che i cittadini residenti in area limitrofa alla zona rossa, istituita dopo il crollo del tratto dell'autostrada 10, oltre a subire gli odierni prolungati disagi, saranno costretti a subire l'ulteriore vulnus connesso all'avvio dei cantieri per la demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura, riconducibile a titolo esemplificativo ma non esaustivo a emissioni rumorose, polveri e momentaneo degrado di tutta la zona, si rammentano inoltre i danni morali, materiali, la persona subita e subendi, oltre all'incidenza della grave situazione relativa alla mobilità urbana, impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prendere opportune iniziative normative a favore del riconoscimento di una zona di interferenza costituita quantomeno dagli stabili che risentono dei disagi e delle conseguenze pregiudizievoli descritte in premessa, prevedendo una congrua indennità fino al ripristino totale della situazione. Questo è il mio ordine del giorno, che significa che, avendolo accettato, perché ovviamente è stato votato, col decreto si votano anche gli ordini del giorno, l'impegno del governo, accettando questa cosa qua, è stato preso. Quindi la palla passa un po' al commissario, ma non per una cattiveria, era una mancanza che noi siamo riusciti a capire al momento giusto, e quindi questo è stato quello che è stato fatto. Però, chiedo scusa, però bisogna anche capire quanti soldi ci sono. Sì, ma allora, un attimo, aggiungo, mi collego. Dunque, nel decreto, un decreto e quindi una legge, deve prevedere degli importi e quindi poi capire anche la capienza, gli stanziamenti, i fondi su cui vanno a picchiare quelle esigenze. Okay? Il fatto che la zona rossa fosse già definita, perché non si è fatto altro che prendere le ordinanze di sgombero del sindaco, d'accordo? Quindi quella era una zona certa, quella rossa. Quello poteva portare ad avere degli importi definiti che potessero avere appunto gli stanziamenti necessari, le coperture necessarie. La zona arancione, era questo che stava dicendo il collega Traversi, non è definita, non ci sono degli strumenti già definiti. Bisogna capire come indennizzare, e ovviamente l'indennizzo sarà decrescente, cioè quello che diceva prima, chi abita cioè l'edificio dopo, l'ultimo della zona rossa, quello è chiaramente più impattato. Lo dovrà fare ovviamente chi è più vicino a questa situazione, quindi dovrà essere, infatti si parla di ricognizioni entro il 30 dicembre, quindi sarà il commissario, che tra l'altro, questo per la perimetrazione. Poi invece per quanto riguarda gli indennizzi, e quello di nuovo potrà essere una questione nazionale, una questione che interessa il governo. Esattamente, cioè il riconoscimento è già previsto nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno appunto è l'impegno che il legislatore pone al governo di fare determinate cose. Qui si dice ponimenti che ci sono anche loro, ok? Poi quanti sono, fin dove arriverà la zona arancione, non c'è ancora nessuno strumento e sarà demandato immagino al commissario, che è, assomma, anche cioè sindaco e commissario, però gli importi saranno ovviamente previsti dal governo. Però aggiungo ancora una cosa: in tutti i casi, tutti questi strumenti, quelli che sono previsti e quelli che saranno ancora previsti, non tolgono nulla al fatto che rimangono in vigore tutti i diciamo gli ordinari rimedi per chi viene danneggiato, cioè chiunque, quindi non soltanto i residenti della zona arancione, ma anche quelli della futura zona arancione, ma anche quelli più distanti, ma che hanno avuto un danno diretto dal crollo, perché magari tutti i giorni devono fare un tratto di strada che prima, per il quale prima impiegavano mezz'ora e poi invece ci impiegano un'ora e mezza, con quindi costi maggiori. Tutti questi possono fare comunque delle azioni legali per il risarcimento, okay? A prescindere dall'indennizzo forfettizzato che dovesse dare il governo, d'accordo? Quindi sono due strade parallele. Quindi se lei mi chiede ad oggi ci sono stanziamenti per la zona arancione, no.
perché non si sa ancora quanti soldi, come sono questi criteri e quanti soldi bisognerà stanziare. Ci sono anche delle leggi sugli aiuti di Stato, scusate. Se poi va bene. Allora non avete ancora risposto dove vengono presi questi soldi. Allora, il decreto emergenze si occupa della gestione dell'emergenza della zona rossa. Per quanto riguarda l'Inter, ha detto benissimo il mio collega Mattia Crucioli, il sindaco ha delimitato la zona rossa, non ha delimitato la zona arancione. Noi non... Mi lascia finire di parlare, visto che comunque siamo... Allora, non è stata delimitata. Noi l'abbiamo fatto presente, sicuramente la volontà politica è quella di andare ad ascoltare e raccogliere le istanze che vengono dal vostro territorio, che capisco benissimo il nervosismo che ha, che porta, perché trovarsi interferiti da un cantiere di queste proporzioni non è come avere sotto casa il cantierino che ti rifanno l'asfalto, ok? Siamo d'accordo su questo. La questione è che ci sono strumenti regionali come il PRIS che devono essere attivati proprio su questo. I limiti quali sono? Ogni provvedimento economico deve essere approvato dalle varie commissioni, dai vari ministeri. Dunque, budget allocati andando a non fare, per esempio, aiuti di Stato. Quindi ci sono dei vincoli che non erano da... Che facevano sì che questo tipo di problematica non potesse essere affrontata nel decreto emergenze, soprattutto nell'ottica di andare velocemente a ricostruire. Vediamo che con tutta la buona volontà comunque i tempi sono difficili. Ci sarà l'intervento sul PRIS, è importantissimo questo aspetto, e comunque da parte nostra state ben tranquilli che, come ha già detto Traversi, collega Traversi, c'è la volontà politica di andare a agire in questa zona e riconoscere il danno che comunque avete ricevuto. Questo sicuramente sì, ognuno nei propri strumenti. Io capisco che non vedersi citati dentro al decreto possa anche essere vissuto come un'offesa, però non era, lo so, però non è però un decreto non è uno strumento, non è un giornale, è uno strumento di pubblicità. Il decreto, la legge necessita comunque di essere scritta in un determinato modo, con determinate cose. Siamo qui apposta, noi non siamo né ministri, però siamo qui per dialogare e anche per portare queste istanze. Comunque mi grazie. Allora, arriviamo, credo, insomma, che poi mattine di questo genere possono facilitare anche il messaggio che si diceva, prendere, portare a casa, registrare e portare queste istanze sui tavoli giusti, se c'è, e mi pare di sì, ancora tempo. La palla passa al commissario, in sua rappresentanza, assessore. No, ma 15 secondi, vorrei precisare alcune cose agli amici parlamentari. Il PRIS è una risposta relativa per un fatto molto semplice, che tutto il meccanismo della legge PRIS si regge su un punto che qui si è deciso di estromettere, e io non entro nel merito di questa scelta. Il PRIS prevede che c'è un soggetto attuatore che realizza l'intervento e mette i soldi. Presumibilmente è il soggetto che realizza l'opera e poi la gestisce. Qui si è fatta una scelta diversa a monte, noi non sapremo chi sarà il soggetto attuatore, quindi se anche estendessimo le tutele del PRIS, che è giusto e doveroso fare, bisogna risolvere il problema di fondo. Come diceva il senatore Crucioli, occorre che il governo metta dei soldi. Io ritengo che la cifra che è stata stanziata per le case, 72 milioni e mezzo se non ricordo male, sia una cifra sovrabbondante. E lo dico con cognizione di causa perché io personalmente ho trasmesso i dati a Roma di quelle case. Posso dire che questa cifra è stata costruita prendendo come riferimento delle metrature medie di questi immobili che sono eccedenti rispetto ai dati che risultano a noi. Ci fa piacere perché sappiamo che quella partita è ben coperta. Certamente posso dire, rassicurando, che lì potrebbero esserci delle economie. Si è detto la palla passa al commissario. Benissimo, però... Ricordatevi, ed è quello che chiediamo, che intanto serve una norma facilissima che potrebbe anche non avere nell'immediato una copertura, che è quella che dica commissario perimetra la zona di interferenza. Oggi questa norma non c'è, e questo è il punto.
Quindi le soluzioni possono essere diverse, noi proporremo un emendamento, ci stiamo lavorando, perché si deve dare al commissario questa facoltà, come ad esempio la si è data per la zona franca urbana, la si è data per la cosiddetta zona arancione delle imprese. Oggi non c'è e questo lo chiediamo con grande insistenza, perché ripeto, il commissario è un organo dello Stato, quindi agisce nel perimetro delle regole che dà lo Stato. Dopodiché si potrà demandare successivamente le norme sulla copertura finanziaria, si potrà dire utilizza le economie che dovessero emergere sugli altri fronti, ma questo punto di partenza, questo innesco lo deve dare la legge, non può darlo il commissario. Per essere chiari e per chiarezza, visto che ci stiamo dicendo tutto, i vostri calcoli rispetto a quella cifra di 72 milioni erano arrivati a quanto sulle case? Allora, quella cifra è stata costruita presupponendo circa 100 metri quadri l'appartamento. Noi riteniamo che, i nostri dati ci dicono che la media è di circa 80 metri quadri, quindi fate voi gli importi, secondo noi potremmo avere delle economie su quel capitolo nell'ordine dei 10 milioni di euro. Tanto per capire di cosa stiamo parlando. Poi lo vedremo, però questo è... Seconda domanda, giusto per cercare di... Cioè, però bene ha fatto il governo a prevedere la maniera sovrapposizionale, certo. Però potrebbero essere delle risorse... Assolutamente fondamentali. Scusate. La misura va anche con un valore a metro quadro, abbiamo detto, per cui se un appartamento è più piccolo ci saranno dei sovravanzi che di certo non vengono regalati. Faranno comunque parte del bilancio dello Stato, potranno anche essere... Scusate, io provo a fare, sarei il secondo iscritto, vi do un metro, una domanda, credo 40 minuti per dare una risposta. Io personalmente, che ho gestito l'assemblea, riterrei una cosa inaccettabile, perché bisogna dare la parola a tutti, velocemente, perché è la gente che deve parlare. Il politico deve ascoltare e possibilmente in sintesi dare una risposta. È un mio suggerimento fraterno, chiamiamolo così. Io oggi non ho dei fogli come Conte il 14 di settembre, ho degli appunti. Ringrazio l'Assemblea perché secondo me sono quei momenti di democrazia partecipata che ci devono permettere di capire meglio una legge che sicuramente non è scritta bene, sicuramente è scritta meglio del passato, ma oggi ha dei pezzi notevolmente problematici da gestire. Io non voglio neanche oggi parlare di un decreto Genova che ha un titolo di Genova ma soltanto 11 pagine. Non voglio parlare di una 60 giorni per uscire un decreto d'urgenza, perché parliamo dal 14 di agosto, l'abbiamo il 15 di novembre. Io oggi mi voglio solo soffermare su un articolo 1 bis, che è l'articolo che è stato introdotto dopo un'assenza totale di riferimenti e dopo che noi, anche come comitato Via Porro e Via del Campasso, avevamo, iscriverei l'assessore Picciocchi al nostro comitato, perché noi in quell'emendamento avevamo chiesto con precisione l'individuazione non solo di risorse e tempi certi, ma l'individuazione dei tre soggetti che in tutti i palazzi vivono: proprietari, residenti, proprietari non residenti e inquilini. A riprova, e avevamo anche chiesto di perimetrare la zona che a noi chiamavamo zona limitrofa alla zona rossa, perché sapevamo già di tutta una serie di problemi. Però dobbiamo venire alla domanda. Domandissima. Nel decreto i tre soggetti non ci sono, appaiono solo due soggetti, proprietari e gli usufruttuari. Chi sono gli usufruttuari? Non sono certo gli inquilini. Il decreto prevede tutto beneficio del proprietario. Seconda domanda, se uno legge la relazione tecnica, che tutti mi dicono che è la relazione che interpreta l'articolo 1 bis, c'è banalmente una somma che a me mi sembra già a ribasso. Si parla di 1.313 euro, rivalutati del 25%, leggetevela, pari a 262 euro, la somma non fa 2.050 ma fa 2.075. E i 50 euro che fine hanno fatto? Penso di essere stato chiaro. Io però l'ultimo appello, suggerimento. Abbiamo ringraziato i Vigili del Fuoco, ci ha
come dire, ci siamo, come dire, possiamo testimoniare la loro vicinanza, ci hanno accompagnato, ma vorrei ricordare anche i volontari. I volontari ci sono stati molto vicino, comunali, della protezione civile, delle singole associazioni. Grazie. Grazie, grazie Ravera. Credo che sia giusto in questa sede dove ci si sta dicendo tutto, tornare magari anche sul tema dei Vigili del Fuoco, che dopo mille appelli anche durante quelle settimane avranno un incremento dell'organico, e poi magari i parlamentari, visto e considerato che è stato anche un impegno vostro del Movimento 5 Stelle, potranno essere più precisi. Se siete d'accordo, direi di raccogliere a questo punto le istanze complessivamente, annotando ovviamente i punti principali di questa domanda come delle altre domande, gli inquilini e non solo. Terzo intervento, così diamo corso anche a quello che chiedeva Ravera, la priorità delle domande, arriva da lì, prego. Innanzitutto buongiorno, mi chiamo Consu Cristian, rappresento mia mamma, che praticamente è una sfollata di Genova, che fa parte appunto di quegli inquilini che sono stati, che non ci sono all'interno della legge 130, che ha convertito appunto il decreto Genova. Quindi mi chiedevo appunto, visto, mi scuso innanzitutto se sbaglio a dire qualcosa, come pretendere e chiedere se ci sono delle scuse da parte degli esponenti ora del Parlamento, se una dimenticanza può essere considerata così piccola, cioè escludere tutti gli inquilini da questa legge. Questa è la mia domanda, penso abbastanza semplice. Se posso concludere, sì, certo. Cosa si intende fare in merito per rimediare all'esclusione di tutti gli inquilini che sono stati appunto esclusi? Grazie. Grazie. Il tema degli inquilini che ricorre, grazie anche per la brevità soprattutto. Quarta domanda, chi si era prenotato? Credo in fondo alla sala, eccolo. Prego. Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Siamo i dipendenti della zona rossa di alcune ditte che hanno chiuso dal 14 agosto, ma avete già visto assieme agli altri colleghi di sventura. Io dividerei il mio intervento in due parti. Il primo, devo dire grazie alle persone che sono qua, e a me piace che esista nel mondo anche politico e la meritocrazia. Quindi io ringrazio nome, cognomi, di chi ci è stato vicino fino al primo momento e anche dopo, perché eravamo proprio lasciati a noi stessi, anche se adesso non è che abbiamo ottenuto tanto, però almeno abbiamo avuto dal punto di vista psicologico un aiuto veramente grande. Noi ringraziamo, almeno io ringrazio, poi penso anche i miei colleghi di Sventura, Stefano Giordano, Luca Pirondini e Alice Salvatore, che ci hanno aiutato a mettere in pratica quel piccolo motore che ci ha fatto entrare anche a noi nella conoscenza della gente, del nostro problema. Poi abbiamo, avendo iniziato questo percorso, incontrato persone che mi hanno fatto cambiare il mio pensiero della politica. Una volta la politica c'erano delle correnti, ora la politica la fa la persona. Ci sono molte persone che danno veramente un impegno notevole, altre un po' meno, altre che ti rispondono invece che sono solamente le istituzioni, ma loro non ne fanno parte. Quindi voglio ringraziare l'assessore Picciocchi che ci ha dato veramente una mano e spero che ce la darà ancora, ma non è questo il mio risultato, si vedrà. Il ringraziamento è dato non da quello che si otterrà, ma da come uno si comporta e si relaziona con la persona, dal punto di vista umano e dall'inizio fino a stato vicino. Purtroppo il mio secondo punto dell'intervento è critico, nel senso che nessuno si è chiesto se facendo la zona rossa c'erano degli operai che erano dipendenti, impiegati, chiamiamoci, diteci come siamo noi, non mi frega niente se operai il laboratorio o meno. Delle persone che avevano un minuto prima un lavoro, un minuto dopo, come gli altri che hanno perso le case, non abbiamo perso il lavoro. C'è gente che si è dovuta bruciare, e mi scusi se adesso, come ha detto prima la senatrice, appunto, uno ha un po' di rabbia, nel senso che a nessuno è venuto in mente come questi 4 mesi noi potevamo andare avanti economicamente, perché noi un aiuto non ce l'ha dato nessuno, tranne le persone che se ne andate, quindi non posso ringraziare. Quindi io chiedo che le istituzioni si facciano garante, al posto anche delle autostrade, di un indennizzo anche nei nostri confronti, scusate, non sono abituato a parlare in pubblico, perché perdere il lavoro in un attimo, io non sto facendo paragoni, lascio a voi il giudizio. Perdere il lavoro in un attimo, trovarsi io, caso mio personale,
ore zero non pagato dal 14 agosto e vedere che gli aiuti giusti, sacrosanti, vanno a anche altre persone, ma noi non siamo mai stati considerati da nessuno, mi fa leggermente girare le balle, scusate il termine, perché a nessuno ci è venuto in mente di contattarci e dire: avete problemi di pagare l'affitto? Avete problemi di pagare il mutuo? Avete qualche altro problema? Nessuno. Chiaro. Arrivo subito al dunque, mi lasci parlare solamente questa volta perché l'altra volta mi ha sempre tagliato, non voi ma altri, quindi prego questo, poi semmai vi pagherò il cinema di più, non so io, mi dite voi. Allora io chiedo che come sono stati per gli altri calcolati degli indennizi e garantiti dalle istituzioni, io chiedo il pari diritto, non sto a giudicare il perché, il per come, quando fuori piove, io chiedo pari diritto. Noi abbiamo perso, siamo 17 persone, chi ha già avuto licenziamento, chi lo avverrà, chi gli sarà dato, mettete come la volete, la cassa integrazione è un ombrello come ha detto Bucci in una trasmissione, grazie ancora, grazie, però il problema è che non c'è stato nessuno che ha pensato all'indennizzo per noi, quindi io chiedo e voglio questa volta una risposta affermativa, non la voglio negativa, la voglio affermativa, che l'indennizzo ci venga garantito per le istituzioni, se l'autostrada non dà qualcosa, come per altre categorie di danneggiati veri come siamo noi, che lo Stato ci tuteli con l'indennizzo, perché noi abbiamo perso un lavoro. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei per la chiarezza. Da una parte le case, dall'altra il lavoro, non è il caso di mettere di fare contrapposizione, ma le risposte credo che debbano arrivare e arriveranno, spero, su entrambi i fronti nei prossimi minuti. Prego, così andiamo. Buongiorno, io sono alla prossima. Riccardo De Giorgi, ho un'attività al Porto Antico. La mia domanda era forse rivolta più alle istituzioni locali, inerente alla zona arancione, e capire se le attività che hanno fatto dei moduli di richiesta da anni, che magari sono escluse da queste zone arancioni, come possono far valere il danno che hanno avuto. E mi riferisco al periodo turistico che ha toccato molto quell'area. Grazie. C'è ancora una domanda, credo. Sì. Che è qua in quarta fila. Buongiorno, io mi chiamo Massimiliano Brivanti, sono il presidente del comitato Zona Arancione Ponte Morandi. Mi dispiace che non c'è il senatore che si chiama Mattia Crucioli. Allora, noi ci siamo costituiti in comitato dal 1° di settembre del 2018. Allora, qual è la mission del nostro comitato? Come diceva giustamente il senatore, a prescindere dalle risorse che metteranno in campo il governo o le altre autorità, noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo radunando tutte le persone e tutte le imprese che appunto si sentono escluse o dal decreto e che a vario titolo sono colpite dal disastro del crollo, a chiedere giustamente il risarcimento del danno subito ad Autostrade. Quindi abbiamo già raccolto 600 adesioni e quindi io sto dicendo questa cosa, la legge è dalla nostra parte, perché chiunque ha subito un ingiusto danno ha diritto a richiedere il risarcimento, a chi? Noi lo stiamo mandando e all'Autostrade per l'Italia e al Ministero dei Trasporti. Chi rientrano? Rientrano tutte le imprese e poi stanno rientrando, ve lo comunico perché ci sono tutti i cittadini, nessuno qua ha parlato di cittadini, ma esistono, sono tanti, persone che hanno dovuto prendere le babysitter perché non potevano più rientrare a casa dal lavoro per il traffico, costi chilometrici delle proprie macchine per stare 3 ore in coda, anche queste persone hanno diritto a un qualcosa. Noi stiamo facendo questo. È importante una cosa, la perimetrazione della zona arancione, che so che oggi ne parleremo, e un'altra cosa che vi voglio dire, vi chiedo se siete a conoscenza delle azioni che stanno facendo Autostrade sui territori. Allora, Autostrade, parlo con lei Picciocchi, è a conoscenza? Allora, Autostrade, ve lo comunico, è venuta nel quartiere di Certosa in maniera, tra virgolette, molto verginelli, facendo firmare dei moduli a tutti i commercianti, dando un minimo indennizzo rispetto al danno veramente subito, però facendogli firmare un foglio che dice cosa? Al punto 1,
con la presente io autocertifico che a causa della modificata viabilità, quindi non a causa che è crollato un viadotto, a causa della modificata viabilità e dell'amministrazione comunale, la mia azienda ha subito un danno. Quindi questa cosa la riteniamo abbastanza grave, perché nei moduli invece precedenti che avevano fatto firmare diceva: con la presente autocertifico che a causa del crollo di parte del viadotto di Ponte Morandi la mia attività ha subito un danno. Quindi per chiudere la domanda è la perimetrazione. La perimetrazione, cosa fondamentale. E poi altra cosa, chi si sente sola non si senta sola, perché noi come comitato stiamo radunando tutte quelle persone che sono escluse dal decreto. Venerdì avrò un incontro con i commercianti di San Piero d'Arena che sono allo zero proprio, e siamo già a circa 200. Grazie. Allora, prima delle risposte, credo che sia anche giusto e opportuno, lo ha fatto un signore portando la sua istanza, che anche coloro che del Movimento 5 Stelle mettono la faccia esattamente come i parlamentari, ma che per ragioni logistiche fanno il loro lavoro a Roma, invece gli altri che lo fanno sul territorio spendono a questo punto, seppur in maniera molto breve perché la precedenza va alle risposte, il loro saluto e soprattutto l'assunto di questa mattinata. E mi riferisco a coloro che avete messo sull'invito: Alice Salvatore già citata, Marco De Ferraris è presente, Luca Pirondini, Stefano Giordano e Elisa che ha già aperto. Ma vedo qui Alice Salvatore, non so se c'è Marco De Ferrari, credo che sia insieme anche a Luca Pirondini, a Stefano Giordano, sia anche un po' il momento di tirare le file di questo incontro. Alice, partirei da te, prego. Grazie. Sì, vorrei dare alcune risposte ad alcune delle domande che sono state poste dal pubblico, perché alcune ci competono dal punto di vista proprio istituzionale dalla regione. Allora, la prima, forse la più importante, il fatto che non sia stato previsto un indennizzo per anzitutto gli abitanti della cosiddetta zona arancione, che poi sono le abitazioni che sorgono a ridosso del confine della zona rossa. Poi il tema che bisogna riuscire a trovare l'indennizzo per i proprietari, i residenti e i dimoranti, cioè bisogna contemplare tutte le categorie che sono state duramente colpite dal disastro del 14 di agosto. Allora è in questo senso che dico la Regione entra in campo ed è fondamentale il suo intervento, perché esiste il cosiddetto PRIS, che è un acronimo che significa Piano Regionale di Intervento Strategico, che va proprio ad occuparsi di quei momenti dove c'è un cantiere. In questo caso il PRIS sarà dovuto ad un cantiere causato, provocato da un disastro assolutamente che nessuno si poteva aspettare in quella misura. Infatti il PRIS è stato ampliato in modo tale che non si riferisca solamente a programmate o grandi opere, ma anche a grandi cantieri dovuti a disastri come quello che c'è stato. Quindi da questo punto di vista il PRIS già contempla il fatto di intervenire come regione, quindi fare un accordo, fare un piano strategico di intervento regionale per tutelare tutti coloro che saranno interferiti, cioè le loro abitazioni, la loro vita, perché chiaramente sorge un mega cantiere a ridosso delle loro abitazioni, da questo cantiere che è quello per la ricostruzione. Allora, noi però abbiamo rilevato che all'interno del PRIS non si parlava appunto di tutte queste categorie e non si parlava nemmeno del problema che riguarda la cosiddetta, chiamiamola, zona arancione, cioè quella a ridosso della zona rossa. Allora, abbiamo fatto una proposta di legge che è attualmente stata già depositata e va in discussione in commissione questa settimana in regione, proprio per tutelare tutte e tre le categorie, cioè dei proprietari, dei residenti, dei dimoranti e anche degli abitanti, non solo della zona rossa, non solo quelli della zona rossa, ma anche quelli della zona arancione. Sentivo prima l'assessore Picciocchi che diceva: però c'è un problema perché manca il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore che sarebbe colui che farà il cantiere, cioè a chi viene assegnato il progetto di cantiere per la ricostruzione. Al momento non c'è, però nel momento in cui
viene individuato dal commissario il soggetto attuatore, deve esserci un PRIS già pronto per recepire tutte quelle che sono le istanze della cittadinanza e quindi andare a dare gli indennizi legittimi che spettano ai cittadini. Quindi in questo senso bisogna preparare lo strumento legislativo istituzionale che fa sì che nel momento in cui c'è il soggetto attuatore, questo debba provvedere a risarcire tutte le persone che vengono disturbate e vengono interferite. Infatti non a caso l'assessore Gianpedrone alla protezione civile, l'assessore regionale Gianpedrone, ad un incontro con la cittadinanza aveva già spiegato, aveva già annunciato 2 mesi fa che il PRIS avrebbe provveduto con un risarcimento di un'entità che arriverebbe fino a 40.000 euro le persone abitanti nella zona che verrebbe poi interferita dal cantiere. Ecco, noi adesso stiamo lavorando a questa nostra proposta di legge per migliorare, ampliare i PRIS in modo che venga a intervenire in questa situazione dove c'è bisogno. Sappiamo che anche dei colleghi del Partito Democratico stanno presentando una proposta di legge molto simile, per cui verosimilmente si andrà a convergere in una proposta che è molto importante e nel momento in cui c'è una volontà politica da più parti per riuscire ad ottenere quello che è un risultato che serve indubbiamente alla cittadinanza. Io vorrei rispondere anche, se possibile, alle persone, ai cittadini giustamente infuriati per non aver visto comparire la richiesta di esistenza, di perimetrazione della cosiddetta zona arancione già nel decreto. Però ricordiamo che il decreto emergenze ha l'obbligo, il dovere di occuparsi di quella che è la prima emergenza e che riguarda quindi la zona rossa, ma ciò non toglie che esistono altre istituzioni come la Regione che invece devono intervenire in quegli altri momenti, come quando ci sarà l'interferimento causato dal cantiere per la ricostruzione, e allora lì bisogna intervenire. E per quanto riguarda la perimetrazione stessa di quella che è la zona arancione, che adesso c'è stato un intervento dal cittadino che ha un esercizio commerciale nella zona del Porto Antico, si potrebbe pensare una zona arancione più ampia che vada a risarcire gli indennizi a tutti gli esercizi commerciali, a tutte le attività che sono state interferite dal disastro anche in un periodo turistico importante. Ma poi c'è anche una zona arancione che invece riguarda gli abitanti che hanno le case a ridosso della zona rossa, quindi parliamo, c'è un comitato che si è costituito, i cittadini che verranno immediatamente nelle loro vite interferiti. Allora è necessario parlare di 2 aree, secondo me, differenti. In questo senso io vorrei ricordare, vorrei dire che la zona rossa è stata perimetrata, è stata individuata da un'ordinanza sindacale, cioè da un'ordinanza del sindaco. Parimenti, un conto è quello che c'è scritto nel decreto per quello che deve fare il commissario per la ricostruzione, un conto però è anche il compito e i doveri del sindaco in qualità di sindaco, che poi convergono, sono la stessa persona. Quindi da una parte, secondo me, come sindaco c'è la necessità di perimetrare le zone arancioni, così come è già stata perimetrata la zona rossa, e poi come commissario, con tutte le risorse economiche che sono state messe a disposizione dal governo, allora si va ad agire per la ricostruzione, per ripristinare il tutto, con l'aiuto della Regione che attraverso l'accordo del PRIS, e qui vediamo come si intrecciano e devono collaborare e lavorare insieme tutte le istituzioni a tutti i livelli istituzionali, allora si va a provvedere agli indennizi che giustamente devono intervenire in una seconda fase. Grazie, poi entriamo nel dettaglio soprattutto del tema inquilini. Però vorrei sentire anche il piano comunale tra Luca Pirondini e Stefano Giordano, anche perché insomma sono passati 3 mesi, seppur sempre con una grande educazione in questa sala, ma anche fuori da questa sala, è ovvio e naturale che la tensione quando le risposte non arrivino aumenti. E dunque voi siete il contatto più diretto, come saranno i prossimi mesi? Ma allora, tanto grazie.
Buongiorno a tutti. Io vorrei dire una cosa intanto, che una legge perfetta che ponga rimedio a tutto quello che è successo non esiste, perché una legge perfetta sarebbe una legge che ci permette di usare la macchina del tempo, tornare al 13 agosto, quel ponte chiuderlo, evitare oltre tutti i disagi di salvare anche la vita di 43 persone. Quindi oggi noi qua siamo a parlare e non so francamente in quanti l'avrebbero fatto, perché non costava niente fare una conferenza stampa chiusa, no? Raccontiamo due o tre cose, poi facciamo un po' di articoli. Noi siamo qua oggi soprattutto perché vogliamo ascoltare le persone che giustamente rivendicano il fatto di avere ancora dei problemi da risolvere. Quindi io ringrazio Belotti, ringrazio il signor Ravera, il signor Guerci, ringrazio Marco Trucco, tutti i lavoratori della zona rossa. Allora, sul tema della zona arancione ha detto già molto Alice, ma il tema ora importante qual è? C'è la volontà politica di risolvere o no? E la volontà politica c'è assolutamente, tant'è vero che, come hai ricordato tu prima, in modo assolutamente corretto, l'altro giorno è stato presentato un ordine del giorno che parlava proprio dell'attivarsi perché al Parlamento e al Governo arrivasse l'intenzione di aiutare chi abita nella zona arancione, e abbiamo votato assolutamente a favore, no? Oggi siamo qua con i nostri parlamentari, ci mettiamo la faccia, cosa che la politica forse non era più abituata a fare. Noi siamo qua a dire confrontiamoci, ascoltiamo, parliamo con voi, diteci, ci sono cose positive, ben volentieri, ma ancora più volentieri ascoltiamo, come dire, le critiche e le cose che sono ancora da migliorare. Quindi la volontà c'è tutta, ora poi decidiamo e capiamo cosa possiamo fare insieme per far sì che abbiate soddisfatte le vostre esigenze. Sui lavoratori della zona rossa, questo è un tema molto particolare, perché ci sono stati gli indennizzi per le attività che hanno chiuso nella zona rossa. Giustamente non è il termine corretto, però ci sono aziende che hanno deciso di prendere quell'indennizzo e non aprire più, quindi comunque chi lavorava in quella zona, in quell'attività, ha comunque perso il lavoro. Quindi cosa abbiamo fatto? Prima cosa, abbiamo portato in consiglio comunale un ordine del giorno che chiedeva che, come sono stati indennizzati da Autostrade altre persone che hanno subito un danno, anche chi ha perso il lavoro a causa del crollo del Ponte Morandi sia immediatamente risarcito da Autostrade. Questo ordine del giorno è stato votato all'unanimità di tutte le forze politiche, quindi è un merito di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, e anzi colgo l'occasione della presenza di Pietro Picciocchi, che ora ho perso ma lo dirò dopo, perché adesso la Giunta Comunale ha il dovere di scrivere ad Autostrade chiedendo immediatamente un indennizzo per queste persone, immediatamente, perché tutto il Consiglio Comunale, che è l'organo di indirizzo, ha obbligato la Giunta a fare questo. Secondo, sempre a loro voglio dire questo, abbiamo fatto delle cose così come le hanno fatte altre, ecco, vedo che ritorna l'assessore Pietro Picciocchi, voglio dire questo, la vostra situazione è delicata perché è una situazione un po' borderline, un po' particolare. Io vi do garanzia che finché uno di voi è senza lavoro, noi ci battiamo perché questa situazione venga risolta. Fossero 100 persone, fossero una, ci siamo dall'inizio, ripeto, non siamo soli, perché so che anche Pietro Picciotti è stato molto, molto attento nella vostra direzione, nei vostri problemi, quindi finché uno solo di voi non avrà riavuto soprattutto il lavoro, perché è quello che voi chiedete, questo è importante, voi volete che sia ripristinata la situazione come era il 13 agosto, cioè voi avevate un lavoro, uno stipendio, voi volete quello, quindi bisogna lavorare perché voi riabbiate il vostro lavoro, come è normale. Però nel frattempo, se Autostrade, cioè chi aveva il dovere di non far crollare il ponte, motivo per cui voi avete perso il lavoro, vi deve indennizzare. Questo l'ha chiesto tutto il Consiglio Comunale di Genova, e ora bisogna attivarsi perché allora arrivi con l'informazione. Comunque noi, fino a che uno di voi è senza lavoro, noi ci siamo. Ultima cosa. Quello di oggi a me sembra un bellissimo messaggio che passa. Perché? Intanto perché abbiamo anche invitato il sindaco, che è anche il commissario, e invece è venuto Pietro Picciocchi, assessore al bilancio, è una persona che comunque si è occupato in prima linea di tante cose in questo periodo, lo sappiamo. Quindi il primo messaggio che c'è è quello di collaborazione, no? Perché detto molto onestamente, qua, quello che è successo il 14 agosto è una cosa talmente grave, talmente grande, che io dico chi se ne frega se uno è di un partito, di un movimento, di un'altra cosa, qua bisogna risolvere i problemi. Per risolvere i problemi abbiamo bisogno di collaborare, quindi la collaborazione qua è massima e la presenza di Pietro oggi lo testimonia. Quindi noi vogliamo prima di tutto collaborare per rispondere alle vostre esigenze. Però vorrei anche sottolineare un altro fatto.
che è un po' quello che ho detto all'inizio. Quello di oggi, se vogliamo, è un grande orecchio, no? Immaginiamoci questo grande orecchio che ascolta. E questo, secondo me, il cambio di passo rispetto ad altri tempi della politica, perché non siamo qua in una piccola stanza di 2 metri per 2 a raccontare a qualche giornalista qualche numero che poi magari può dare poco, come dire, concretezza rispetto alla realtà. Siamo qua ad ascoltare e siamo qua a dire, per qualunque cosa ci sia bisogno, noi, i consiglieri municipali, i consiglieri comunali, regionali, i nostri parlamentari, fino al Parlamento europeo, siamo qua, ascoltiamo, anche oggi annotiamo cose che possono essere sicuramente migliorate anche adesso, anche a fronte di oggettivamente una buona legge per Genova, ma se ci sono ancora cose da fare noi non ci teniamo indietro, siamo qua, ascoltiamo e fino a che non saranno soddisfatte tutte le esigenze del territorio continueremo a lavorare. Grazie. Credo che questo potrebbe essere il messaggio di chiusura, anche se poi ho ancora qualche domanda, nonostante il ritardo. Spero soltanto che in un paese in continua campagna elettorale, quanto diceva Luca, non sia messo purtroppo in un angolo dalle contingenze elettorali, ma davvero speriamo che questo spirito di stamattina possa e di questi 3 mesi possa proseguire oltre. Si diceva dei Vigili del Popolo, diciamo una parola... Ma mi sento un dovere intanto di ringraziare chi è intervenuto in quest'aula perché ha dato possibilità di ascoltare, come diceva Luca Pirodini prima. E ascoltare vuol dire poi, dal punto di vista politico, trasformare quelle che sono le istanze, le sofferenze dei cittadini in atti concreti, sia dal punto di vista municipale, comunale, regionale e parlamentare. Però mi sento un dovere di dire una cosa. Ricordiamoci che sul banco degli imputati ci deve essere chi ha permesso il percorso di un paese in cui la prevenzione, la salvaguardia e la protezione dei cittadini è sempre stata lasciata in un cassetto. Ed è non accettabile che una regione come la Liguria, una città come Genova, debba essere sempre messa in ginocchio anno dopo anno per cause che hanno un nome e un cognome. Il ponte è caduto perché manca la prevenzione nel nostro paese e su questo penso che i Vigili del Fuoco sono stati un elemento principale, ma non è neanche pensabile che il nostro paese sia un paese fondato sui Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco è l'ultimo baluardo che interviene quanto al cittadino in sofferenza. Per queste motivazioni, durante la campagna elettorale di Luca Pirondini sindaco, avevamo inserito nei primi punti l'apertura di un distaccamento nel Levante genovese, perché ritenevamo opportuno che la mano dei Vigili del Fuoco potesse arrivare capillarmente in tutto il territorio, un territorio dilaniato dal punto di vista idrogeologico, dilaniato da tutto quello che sono, da tutte quelle che sono state le tragedie che ci hanno colpito. E oggi possiamo dire che il governo, oltre alle pacche sulle spalle, ha trasformato, diciamo, l'apice di consenso popolare che hanno i Vigili del Fuoco abbandonati in un cassetto per anni, in un atto concreto, che è stato quello di aprire un distaccamento nel Levante genovese. Magari uno non vede solo il camion rosso che passa e sfreccia da una parte all'altra della città, però vi basta solo immaginare che il distaccamento delle Gavette copriva un territorio dalla strada statale 45 del Gorreto alla zona di Manin, via Zarotti, Foce, fino ad arrivare a Pieve Ligure. Io penso che i cittadini debbano avere un diritto e questo è un diritto che negli anni è stato lasciato un pochettino latente. Da oggi possiamo dire che c'è stata una risposta con oltre 50 Vigili del Fuoco in tutto il territorio della Liguria che arriveranno a metà dicembre e il prossimo anno l'apertura imminente di questo distaccamento nella zona di Quarto, nell'ex manicomio. Quindi penso che questo sia un... per me è Natale, perché ho fatto più di 20 anni il Vigile del Fuoco e so cosa vuol dire quando un cittadino chiama e non abbiamo la possibilità di rispondere a quelle che sono le sue esigenze di soccorso. Per me oggi è un Natale anticipato perché è una notizia che rende felice una battaglia che sono tantissimi anni a cui sono dietro a lavorarci. Quindi mi sento felice di ringraziare il governo. Devo ringraziare sicuramente Luca Pirondini, Alice Salvatore, Marco De Ferrari,
sono i collaboratori più stretti che abbiamo portato avanti questo progetto, e Roberto Traversi, che comunque ha portato in Parlamento un'istanza particolare che ha velocizzato, diciamo, questa vittoria per i cittadini genovesi. Grazie. Grazie Stefano, credo che fosse giusto dire anche una parola su questa professionalità che poi è stata un po' la bandiera di questi tre mesi e soprattutto di quelle settimane. Ci avviamo verso la chiusura, detto che, insomma, come Pierundini ricordava, il messaggio di oggi è quello che i parlamentari, e non solo loro, possano annotarsi e ricevere le vostre istanze, e più che le risposte immediate contano e conteranno poi i fatti dei prossimi giorni e dei prossimi mesi. Però ancora una parola, visto che tante domande andavano in quella direzione, credo la meritino gli inquilini. Chi è che vuole rispondere? Picciocchi, riparto da lei. Quali garanzie si possono offrire? Quali promesse? Perché è chiaro che più che le promesse in questa sede non si possono dare per quelle persone. In questo momento non mi sento di dare né garanzie né promesse, dico che c'è un problema che è stato evidenziato, che l'abbiamo portato all'attenzione di Palazzo Chigi. Abbiamo un dato, è la norma. La norma dice che i pieni proprietari ricevono una serie di indennità, tra cui quella che riguarda il contributo forfettario per la perdita del mobilio, indipendentemente dal fatto che nell'appartamento il mobilio sia di un proprietario che ci vive o di un inquilino cui è affittato. Quindi c'è un cortocircuito logico dal nostro punto di vista, è un tema che va assolutamente risolto. Domani faremo una serie di quesiti proprio in questa direzione per avere delle risposte, quindi sarebbe scorretto da parte mia dare delle rassicurazioni, perché non ho il titolo, non ho la competenza di farlo, perché non sono testi che ho scritto io, sono testi che noi dobbiamo cercare di applicarlo. Naturalmente tutti gli spazi interpretativi che ci saranno perché l'applicazione sia il più possibile giusta e equa, sicuramente li utilizzeremo. C'è poi il problema sollevato dal cittadino sul tema dei dipendenti. In parte su questo Alice credo abbia già risposto. Se c'è da fare un'aggiunta da parte parlamentare la facciamo volentieri, quando lui dice sostanzialmente, oltre le richieste, noi abbiamo delle pretese a questo punto di riavere quello che avevamo il 13 di agosto, premesso che non era una situazione da California, però vorremmo ripartire da lì perlomeno. Allora, sì, il discorso dei lavoratori, ecco, questo è un problema grande, perché cosa è successo? Che pur avendo reintrodotto la cassa integrazione in deroga per cessazione, che era stata cancellata completamente dal Jobs Act, delle aziende hanno comunque chiuso, lasciando per strada comunque i lavoratori. Ovviamente la cassa integrazione è una misura che interviene solo nel momento in cui il processo di licenziamento non è terminato, e queste persone dunque si sono trovate così, senza, dall'oggi al domani, senza lavoro. E ovviamente bisogna aprire un dialogo con gli imprenditori, con il MISE e anche con l'assessore regionale competente, in modo da riuscire a intervenire in questo caso, perché anche 10 persone, 12 persone, ma si trovano dall'oggi al domani senza lavoro. Ovviamente se noi abbiamo aperto questa misura di reintegrazione della cassa integrazione in deroga, è proprio perché la volontà del nostro ministro, nostra, è quella di far lavorare le persone, fargli ritrovare un lavoro. Ora mi rendo conto che c'è ancora da fare in questo senso. Noi ci siamo, io ci sono entrata apposta in commissione lavoro da 2 settimane, perché penso che il nostro territorio pianga questo tema in particolare, e dunque ritenevo di essere più utile. Per cui, se volete, anche a margine adesso dell'incontro parliamo un attimino e cerchiamo di avere, di fare un po' di punto della situazione. E no, niente, questo volevo dire sostanzialmente. So benissimo, purtroppo i datori di lavoro hanno anche chiudendo, però hanno preso gli indennizzi, dunque questa cosa non va tanto bene, nel senso che i lavoratori si trovano senza lavoro e chi ha chiuso ha preso gli indennizzi. Su questo sicuramente, insomma, bisogna lavorare e apriremo un dialogo col MISE. E poi, grazie senatrice, e poi ciò che chiuderei con lei, salvo poi lasciare la chiusura a chi questa mattinata ha organizzato. Lei ha usato molta chiarezza e mi pare che anche, come dire,
l'applauso ripetuto della platea, al di là delle idee politiche forse differenti, le renda omaggio. Però sul discorso economico, perché poi alla fine della fiera mi pare di capire che giustamente si vada sempre lì, lei ha detto abbiamo un tesoretto per quello che riguarda le case, ma rispetto alle slide iniziali di questa mattina, rispetto a quello che vi dite con il commissario, rispetto ai vostri calcoli, i soldi sono sufficienti? Ma allora guardate, io penso che le esigenze economiche che avevamo posto in effetti nel decreto sono state soddisfatte. Poi partiamo dal presupposto che i soldi non sono mai sufficienti per le cose che dovremmo fare. Però con onestà intellettuale devo dire che l'impegno c'è stato, è stato un impegno certamente importante. Il tema è amministrarli correttamente, intercettando le situazioni veramente meritevoli. Il tema è, per esperienze pregresse, ora la macchina burocratica che deve muoversi perché quei soldi arrivino e arrivino molto velocemente. Perché ad esempio ad oggi anche i soldi della prima emergenza il Comune non li ha ancora incassati. Perché giustamente ci sono dei meccanismi di approvazione, dei piani di riparto. La Protezione Civile credo che in questi giorni stia finalmente approvando il primo piano di riparto delle risorse. Quindi qui bisogna che tutti ci rendiamo conto che dobbiamo essere veloci a livello alto, ma anche a livello amministrativo, burocratico, perché poi noi siamo in prima linea e dobbiamo dare delle risposte concrete. Per cui alla domanda penso che si possa rispondere sì, che le risorse stanziate sono importanti, tra l'altro ulteriori stanziamenti sono previsti per l'anno 2019, il tema poi sarà quello della corretta amministrazione di questo denaro, che è un punto certamente molto delicato. Grazie Assessore, da parte mia non faccio altro che ringraziarvi, perché credo che anche per chi fa il nostro mestiere mattine come queste siano utili, e ascoltare e sentire anche quello che non va da chi vive il territorio non è uno strumento utile soltanto per la politica ma anche per chi fa l'informazione. Credo che però la chiusura spetti a chi l'ha organizzato questo incontro, perché voi avete detto in sostanza noi siamo raggiungibili sempre, siete un movimento molto attivo sui social, questa però è una terra anche molto anziana che magari i social non li frequenta, e allora può essere anche l'occasione per ricordare ancora, non so con Elisa o con chi altro, dove trovarvi e dove questo dialogo possa proseguire anche nelle prossime settimane. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Effettivamente il Movimento 5 Stelle è un movimento nato e che usa i social per comunicare col popolo. Tutte le persone, i comitati che sono venuti oggi, che ringrazio sentitamente per averlo fatto, sanno che io ad esempio sono l'anti-social, per cui abbiamo una pagina del Municipio Quinto Valpolcevera su Facebook su cui ci sono i nostri numeri di cellulare. Vi pregherei anche voi tre di alzarvi un attimo, perché è giusto, perché questo lavoro è stato organizzato dal Municipio, da cui veramente oggi posso dire con orgoglio, per la prima volta con orgoglio, che le nostre stanze, le nostre telefonate di cui parlava Mattia, Roberto, Marco, Elena, Alice, tutti, veramente tutti, li abbiamo stressati tutti, perché abbiamo voluto trasmettergli in prima persona l'ansia, l'angoscia, il tormento che abbiamo vissuto da quella giornata in poi. E io li ringrazio loro per non essersi mai stufati di ascoltarci e per aver permesso questa politica nuova in cui veramente dei municipali vengono ascoltati a tutti i livelli, e i risultati sono questi. Forse non saranno perfetti, li hanno illustrati loro, perché io poi sono sempre un municipale, ma solo il fatto che siano arrivati lì secondo me è il merito che è giusto che ci riconosciamo in questa giornata. Grazie a tutti.